un no che cambiò l'Italia, quello del 12 maggio del 1974, un referendum che tutte e tutti davano per vittorioso per la parte antidivorzista. Il referendum, mi riferisco, che impedì l'abolizione della legge che era stata approvata, la legge Baslini-Fortuna sul divorzio, dopo tanti anni di attesa. Ci fu una campagna referendaria in cui si mosse in grande stile un mondo clericale diretto da un professore di diritto romano della statale di Milano, Gabrio Lombardi, e ci fu una massiccia presenza anche delle parrocchie nelle parrocchie, ma un movimento liberale, democratico, progressista, socialista e anche comunista impedì che si rovesciasse quella legge, e la vittoria del no fu straripante, voluta molto dai radicali, qui va dato atto di quella iniziativa, e da un mondo però che cominciò a togliersi di dosso le paratie stagne del clericalismo.